eccellentissimo signor procuratore della Repubblica, io penso il tribunale di Santa Maria Capua. I sottoscritti nella qualità di sindaci dei comuni di Pignataro Maggiore, Grazia Mise, di Campi di Sud, di Pastorano, di Camigliano, di Spadanese, di Giano Venusta, rispondono e denunciano quanto si è fatto. Premesso che il commissario per l'emergenza e rifiuti, prefetto Panza, con proprio decreto, numero, non vi leggo il numero perché è fastidioso, notificato al sindaco di Pignataro Maggiore il 2/12/2007, comunica che in esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza numero 425 del 2007 si metterà nel possesso del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune di Pignataro, distinto al catasto al foglio 27 particello 28, al foglio 28 particello 2, 3, 4 e 8 per gli studi di fattibilità di una discarica di rifiuti solidi urbani. Premesso che i terreni oggetto dell'intervento sono beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 575 del 65 e che sulla particella 9, questa è la particella 9, sulla particella 9 del foglio 28 esistono strutture abitative che ospitano persone svantaggiate come dal progetto presentato dalla cooperativa sociale a cui il comune affidò in gestione con il provvedimento numero 1167 del 18/12/2001 per il uso sociale dei beni. Premesso che detti beni sono stati con progetto esecutivo approvato dal comune e finanziato dalla regione Campania per circa 1 milione di euro, in parte già oggetti di adeguamento e di ristrutturazione per l'utilizzo ai fini sociali cui sono destinati e risultano già occupati da persone svantaggiate che seguono corsi di recupero e formazione, rilevato che detti beni, immobili e aziendali confiscati fanno parte del patrimonio indisponibile del comune e che la destinazione d'uso degli stessi è stata effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle Finanze e che pertanto, ai sensi dell'articolo 828 del Codice Civile, gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. Ritenuto peraltro che trattandosi di beni confiscati ai sensi della normativa antimafia, a precedenti di natura giuridica, si sommano per motivi etici per il rilievo peculiare che, nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata, assume l'utilizzo e il riuso a scopo sociale dei beni. Atteso che ai sensi dell'articolo 3 di questo decreto legislativo del 267 del 2000, il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura l'interesse e promuove lo sviluppo, sono stati disposti accertamenti tecnico-scientifici che hanno evidenziato potenziale devastazione ambientale e danno alla salute ove mai sul sito viene realizzata la discarica provinciale. Sul punto si allegano alla presente le relazioni del professor Corrado Mondono dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, del professor Franco Ortolani, ordinario di geologia dell'Università di Napoli Federico II, dei geologi dottor Giuseppe Cucca e dottor Giuseppe Donofrio e lo stralcio della relazione geologica allegata al PRG del comune di Pignataro Maggiore. Tutto ciò premesso e considerato, è necessario quindi da uno studio di fattibilità che la realizzazione di una scala è emesso quindi che la realizzazione di una discarica in un'area ad altissima fertilità e potenzialità produttiva dove le falde acquifere affiorano a 50 cm dal piano di campagna nei periodi di massima alimentazione meteorica sarebbe causa di un vero disastro ambientale. È di tutta evidenza che è immanente in un'opera qual è la discarica l'irrimediabile inquinamento delle falde che costituiscono il corpo idrico significativo del Monte Maggiore. I possibili ed estesi contagi di infezione e patologie varie in danno ai cittadini di tutti i comuni limitrofi e il rischio di una devastazione ambientale dell'ecosistema che si è creato nei dintorni del paese e certamente incita il pericolo di una lesione al diritto alla salute che merita adeguata tutela. Orbene, se gli accertamenti tecnici esperiti dalla struttura tecnica del commissario dell'emergenza rifiuti dovessero giungere a risultanze opposte a quelle accertate dagli enti locali, allora significa che le stesse presentano anomalie che meritano approfondimenti in sede penale per il seguente motivo.
presidio per la realizzazione della discarica perché il presupposto certo di un preciso danno ambientale alla salute con una successione di effetti a danno anche delle comunità limitrofe. B. Si configura cioè un danno ambientale tale e un danno alla salute, cui si aggiunge una serie interminabile di danni ulteriori a tutto il comparto agricolo individuato dalle disciplinari del consorzio intero di bufala comunale come territorio per la produzione del formaggio a marchio DOP. Dai fatti sono esposti, si evidenzia un distorto e disattento uso del potere emergenziale e derogatorio, per vero anche in situazioni di emergenza che richiedono l'apertura di una discarica, l'ubicazione della stessa non può essere disposta in deroga alle prescrizioni poste a specifica garanzia degli stessi interessi pubblici, salute pubblica ed ambiente salute. Prioritari e non disponibili, cui gli interventi urgenti per lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero ovviare. Questo lo dice anche il Consiglio di Stato del 1999 in una sentenza del numero 5. Per questi motivi, i sottoscritti sindaci chiedono all'onorevole procuratore di verificare nei fatti sovraesposti l'eventuale sussistenza di elementi costitutivi di fattispecie di illecito penale inerenti all'abuso o di esercizio del potere pubblico o altrimenti sanzionati e tutti quelli che la signoria vostra ravviserà nelle condotte sue evidenziate. Vorrà l'eccellentissimo signor procuratore adottare tutte le misure necessarie ad evitare che eventuali reati vengano portati ad ulteriori conseguenze. Ritengo che questa denuncia debba essere firmata da tutti i sindaci dell'Agro Carena, qui presenti e non solo, anche se necessari da tutti i consiglieri, e ritornando al discorso operativo concreto che domani è prossimo, oggi già è domani, oggi noi siamo a casa, domani siamo a casa. Allora, ecco, tutta questa sarà legata alla delibera che noi faremo e non chiuderemo questo deliberato stamattina, ma lo continueremo domani alle ore 10 e 30 di rete, che dobbiamo stare già qua, tutti qua, alle ore 10, anzi alle 9, se questo lo decidiamo insieme adesso, ci dobbiamo organizzare per una massiccia manifestazione di protesta, sempre democratica e civile, ma dobbiamo in ogni caso impedire che questi vengano sul territorio. Non devono entrare da nessuna parte, perché hanno la ragione della Casalì, della Mavi, della Dignità. Io invito e tutto che vedremo parlare i sindaci che rappresentano le proprie comunità, invito i sindaci dei comuni limitrofi a sensibilizzare le popolazioni, perché io non vedo una massiccia presenza stamattina. Quindi domani dobbiamo tutti quanti concludarci e con gli allevatori, con le macchine agricole, con le macchine nostre, le nostre autovetture, domani usciranno tutti da qui, verranno tutti questa zona. Saremo in fase di macchina in questo territorio, non c'è spazio, un minimo spazio perché i tecnici possono fare dei sondaggi. Così Panza dovrà capire una volta per tutte che questo territorio non si deve più toccare. Per le ragioni che diceva Zardini, noi siamo già tanti martoriati da questa industrializzata. Adesso basta, non è stonato e noi stiamo in uno stato di resistenza, di guerra continua. Sappiate. È negata ipotesi. Si dovesse realizzare su questo territorio una discarica, deve sapere che qualcuno se ne è strafregato anche dei soldi e dei risparmi dei cittadini. E il prefetto Panza, quando sarà che terminerà il suo incarico, dovrà anche sborsare di tasca sua quando il procuratore della Repubblica, quando il procuratore della Corte dei Conti dirà è stato fatto su quel terreno, c'è stato uno spreco di denaro pubblico per 500.000 euro. Allora a questo punto voglio vedere se Panza dirà sono il super commissario. A questo punto io penso che se c'è l'interesse, se c'è la volontà di noi amministrazioni comunali, amici, al di là delle divergenze o convergenze politiche, è difficile oggi fare gli amministratori. Noi oggi vediamo con i bilanci che ci riducono i trasferimenti erariali, ci riducono soldi tutti i giorni e se c'è qualcuno che spreca denaro pubblico solo nascondendosi con il dito io sono il super commissario, allora dovrà avere tra le mani una denuncia alla Procura della Repubblica che se succede qualcosa preventivamente, lo abbiamo avvisato, dovrà avere una denuncia alla Corte dei Conti che preventivamente lo abbiamo avvisato che sta sprecando denaro pubblico
e contemporaneamente io penso che la prima azione tra tutte queste, o congiuntamente, penso che ci si debba sedere al tavolo, domani mattina penso che debba partire alla sospensiva al TAR per contro il decreto. Cioè a questo punto qui serratamente, in maniera proprio congiunta, tecnicamente, chiamiamo a disposizione, ci sono legali, c'è l'avvocato piccolo di Sparanisi, il sindaco di Sparanisi è avvocato, insomma chi è avvocato? Mi complimento per l'unione che c'è, a prescindere dalle divergenze politiche. Sediamoci a tavolino, l'avvocato del vecchio, il sindaco Giorgio Magliocchi, avvocato, cortesemente sediamoci a tavolino e domani stasera prepariamo gli atti, domani mattina, oltre al fermento popolare, oltre alla difesa della nostra terra, devono partire contemporaneamente attacchi a tutti i fronti, TAR, Corte dei Conti, Procura della Repubblica, e domani mattina quel fermento popolare possiamo andare a dire vicino alla gente: venite, perché stiamo facendo tutti la nostra parte e la dobbiamo fare fino in fondo. Grazie. Annullare le unioni, soprattutto le faremo queste cose che decideranno tempi in questa battaglia. Denunciamo pure che dobbiamo firmare tutti, non soltanto 7 sindaci, che dobbiamo assumere la nostra responsabilità, consiglieri, io credo che i consiglieri in primis, insieme ai sindaci, devono fare questa cosa. Lo dicevo anche ieri sera alla riunione che abbiamo fatto così in modo spontaneo, appena dopo che mi è stato notificato il decreto di occupazione da parte del prefetto Panza. Non vedo nessuno. C'è anche un altro aspetto in questa ordinanza, lo dicevo prima, si fa riferimento al fatto che alla fine il decreto finale della individuazione del sito deve essere firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Romano Prodi. Siccome vedo qua il segretario della regione, stavamo parlando un minuto fa prima, perché credo che qualcuno già abbia detto quello che voglio dire, siccome vedo qua il segretario provinciale di Fondazione Comunista, che è lo stesso partito dell'onorevole Forgione, che è il presidente della commissione antimafia, che nei giorni scorsi ha fatto un durissimo attacco nei confronti del prefetto Panza, dicendo che non è giusto che i terreni confiscati alla malavita vengano utilizzati per finalità che non sono neppure istituzionali, sicuramente non sono finalità sociali, quindi per metterci rifiuti piuttosto che utilizzarli così come dovrebbe essere utilizzati secondo il progetto presentato da Idro e quant'altro. E siccome io sono convinto che l'intervento dell'onorevole Forgione sia stato, come dire, vibrato, e più che altro abbia fatto vibrare il commissariato dell'emergenza del fiume a Napoli e anche la prefettura di Caserta, io so benissimo, anche la prefettura di Caserta, io ritengo che questa sia una strada importantissima, perché se il presidente della commissione animata si porta dal Ministero dell'Interno, da Amato, che è poi il responsabile della gestione dei beni confiscati, e lo convinca non di non fare una cosa perché noi vogliamo, non vogliamo la città, ma lo convinca a non fare una cosa che oggettivamente non può essere fatta, cioè la città su questi terreni non può essere fatta. Io sono convinto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Prodi, potrebbe rifiutarsi di firmare la proposta presentata da Panza. Non sottovalutiamo questa strada, perché tutto quello che stiamo facendo è importante, sarà lotta, sarà guerra, qualcuno l'ha definita, ci opporremo anche fisicamente, saremo tutti quanti uniti, ma sono belle parole. Noi dobbiamo arrivare alla sostanza e dobbiamo convincere chi deve firmare e chi non deve firmare. E se deve essere Prodi che deve firmare, allora utilizziamo la strada politica
ma non per convincere, perché Forgione già si è convinto che questa cosa è sbagliata. Allora Forgione deve utilizzare i suoi canali per convincere Amato e Prodi a non filmare questa cosa. Grazie. A sostegno di quello che ha detto poc'anzi il sindaco, io ritengo che domani, dopo l'azione di impedimento di Cista contro chi vuole invadere questa zona, domani pomeriggio Forgione sta a Santa Maria da Voleta. Ogni sindaco dovrà disporre un pullman e andremo domani pomeriggio tutti a Santa Maria per dire a Forgione che ci deve rappresentare nelle sedi competenti, per dire no, che il Prodi non deve firmare il decreto della discarica. E ci saremo tutti quanti, domani partiranno, io questa è una proposta che faccio, evidente che i sindaci lo devono prendere a cuore. Ogni sindaco dovrà, diciamo, creare la disponibilità di un pullman e portare a Santa Maria Capovetere all'appuntamento allora X 50, 60 cittadini. Battaglia, o andiamo a Santa Maria, o lui deve qua, se siamo capaci di fare questo, noi con la Presidente Forgione riusciremo secondo me anche a vincere la battaglia anche sotto il profilo politico. Io intanto vi porto velocemente, non voglio dare la parola a nessuno, sono Pove, Giosuè, il Presidente di questo già mi conosce perché. Allora, noi siamo qua, siamo a fianco di questa lotta, quindi per quanto riguarda gli aspetti pratici della mobilitazione, domani saremo chiaramente insieme a voi per fare il fronte rispetto a questa ennesima offesa assurda di questo territorio, perché poi tra l'altro vogliono scavare un fosso quando ce ne stanno centinaia di fossi in questa benedetta regione purtroppo, e lo vogliono scavare in un territorio che ha le falde acquifere affioranti praticamente, quindi siamo proprio nell'assurdo, non si capisce con quale cioè io non lo so perché li pagava questi commissari straordinari, perché veramente fanno delle cose. Allora, per quanto riguarda la strada, io credo che tutte le proposte siano venute, soprattutto la proposta che faceva poc'anzi il sindaco di Campidano, non so se è detto, insomma quella lì di un piano provinciale di rifiuti, cioè questa è una proposta forte, deve essere portata avanti, perché è vero che l'alternativa non può essere poi scaricare su altre comunità il problema, ma deve essere quello di risolverlo definitivamente, perché tra l'altro il problema dei rifiuti solidi urbani è un problema che tutto sommato non è così difficile da risolvere come casomai quello dei rifiuti industriali, e però sono 15 anni che stiamo a parlare di questo, mentre casomai i rifiuti solidi industriali c'è l'interno, non sappiamo più. Dicevo, andiamo sul pratico, il Forgione, io ho parlato con la scorta e con i servizi di sicurezza, mi faranno sapere se è possibile deviare, perché voi capite che un presidente della commissione di mafia non è che può decidere lui dove va, cioè, lui verrebbe volentieri, non so se glielo consentiranno perché ci sono le misure di sicurezza che sono previste quando si sposta. Però voglio dire, comunque viene a Caserta e quindi la nostra provincia, quindi eventualmente se organizziamo una delegazione e andiamo a parlare, perché il problema pratico non è che di farlo partecipare all'assemblea, ma quello di farci dire quali sono le strade che possiamo percorrere per quello verso lì, per incidere sulle scelte del governo che dovrà fare su questo. Detto questo, io non voglio rubare altro tempo, sono abbastanza convinto e rispettoso di questa assemblea, quindi ripeto, noi siamo qua, siamo a fianco e faremo quello che voi deciderete, tutto quello che voi deciderete, ci rimettiamo a questa assemblea, a questi consigli, senza distinzioni di nessun tipo, per fare quello che deciderete, e faremo anche dei termini politici, perché noi abbiamo chiesto che anche la provincia si costituisca contro questa decisione, e faremo tutti gli atti che questa assemblea deciderà.